Vediamo con alcune semplici spiegazioni come è possibile utilizzare Screen-O-Matic, in particolare per svolgere quelle 3 o 4 operazioni che non sono così semplici da comprendere e richiedono una certa attenzione. Però nel complesso l'applicazione è molto fruibile e molto efficace. Allora, siamo sul sito di Screen-O-Matic e quindi ci siamo iscritti, facciamo il nostro login. E non appena siamo entrati ci troviamo nell'area dei filmati. Non abbiamo niente ancora perché non abbiamo registrato nulla. Vediamo che cosa possiamo fare. La prima cosa, la più semplice, è creare delle schermate che noi possiamo fare con questa icona, l'icona dello screenshot. Vediamo che cosa succede. Facciamo clic sullo screenshot, ci chiede se vogliamo aprire Screen Recorder App. Benissimo, apriamo Screen Recorder App. Pronto a catturare uno screenshot? Prontissimo. Il cursore cambia di impostazione, possiamo quindi trascinare, così per vedere l'area che ci interessa, e quindi abbiamo creato lo screenshot. Lo possiamo registrare all'interno di una cartella oppure lo possiamo modificare, aggiustare. E questa opzione è molto interessante perché guardate che cosa possiamo fare. Per esempio possiamo aggiungere una freccia, ovviamente possiamo stabilire qual è lo stile della freccia, chiaramente. Poi possiamo anche evidenziare, quindi per esempio con questo rettangolo possiamo evidenziare una parte che vogliamo mostrare e quindi la schermata apparirà così. Chiaramente questa freccia non avrà tanto senso in questa posizione, quindi la spostiamo. Ma un altro elemento particolarmente utile che possiamo impiegare, specialmente quando abbiamo degli screenshot che rappresentano magari dei bambini o qualche cosa che vogliamo nascondere, è l'opzione di sfocatura. Sfocatura, stabiliamo qual è l'area della sfocatura, eccola qua, per esempio questa, e poi stabiliamo anche il livello di sfocatura, così, ecco, appena appena è sufficiente, altrimenti copre tutta l'area completa, così. Questo è molto utile quando vogliamo anche coprire dei dati che non vogliamo mostrare. In ultimo, può essere molto interessante per realizzare una spiegazione di tipo logico sequenziale la funzione passaggi. Guardate che cosa succede con passaggi. Appare questo cerchio rosso, io faccio un clic qui, poi un clic qui, poi un clic qui e qui. Ed ecco che abbiamo i nostri passaggi che poi possiamo anche modificare nello stile e così via. Conclusa questa operazione, possiamo esportare l'immagine o pubblicarla. Adesso vogliamo avviare una registrazione dello schermo, quindi utilizziamo la funzione di Recorder. Ci chiede se vogliamo aprire l'applicazione, perfetto, l'apriamo. L'applicazione tra l'altro si trova qui, quindi potevamo anche lanciarla direttamente dalla scrivania, ma ecco che la nostra applicazione è aperta con le prime due finestre. Questa è quella della webcam e nella webcam possiamo stabilire quale camera utilizzare e anche possiamo vedere se inserire la webcam così a schermo pieno oppure in un angolo che
la cosa preferibile in questi casi. Poi qui abbiamo il pulsante di registrazione che possiamo ovviamente avviare immediatamente, ma prima vediamo che le dimensioni dello schermo possono essere regolate in diversi modi. Se scegliamo per esempio 720p, che cosa succede? Che appare una finestra della grandezza di 720p, che noi ovviamente adesso possiamo risistemare se volessimo prendere solo una parte dello schermo, quindi anche la webcam si risistema, e adesso scopriamo che la dimensione è 1818x1090, una dimensione non standard, ma comunque questo ha poca importanza perché noi abbiamo voluto solo impostare l'ampiezza, una certa ampiezza che prende solo una parte dello schermo. Poi osserviamo queste tre icone. Con questa viene registrato solo quello che si vede a schermo, con questa invece viene registrata solo la webcam, e con entrambi viene registrato sia quello che vediamo a schermo sia la webcam, che è il caso che ci interessa. Ma adesso torniamo alle postazioni originali, cioè lo schermo intero. Adesso siamo pronti per avviare la registrazione, quindi premiamo il tasto di registrazione e cominciamo a parlare su questa slide non appena finisce il conteggio alla rovescia. Dunque, ecco che stiamo parlando di multicanalità, around me, quindi che cos'è un canale. Vedete questa figura, naturalmente i canali possono contenere anche delle immagini, poi abbiamo la musica, si parla di scienze, quindi le scienze sono collegate alla natura, la mobilità, ecco una bella bicicletta, questo animale è molto curioso, deve essere un animale preistorico un po' estinto. E qui vedete abbiamo una bella spiegazione sull'attentato a JFK, che chissà cosa c'entra con la multicanalità, ma sicuramente se è stato inserito qui una ragione ci sarà. Bene, direi che la nostra lezione è finita, penso che non abbiate capito molto, ma del resto neanch'io che sono il vostro insegnante, quindi era solo per prendere un po' di tempo e avere qualche secondo in più di registrazione. Dunque abbiamo finito e che cosa facciamo? Qui abbiamo un pulsantino che ci consente per esempio di mettere in pausa. Quindi ecco che possiamo mettere in pausa, cambiare slide, aprire altre applicazioni, oppure dire che alla fine abbiamo fatto, cioè abbiamo proprio completato la nostra lezione. Quindi clic su fatto. Clic su fatto e passiamo subito a modifica video. Ed ecco che è stata aperta la finestra dell'applicazione che ci consente di modificare questo filmato. Ecco quali sono le funzioni principali, quelle più utili e un po' più complesse da utilizzare. Prima di tutto vediamo che l'area è composta da due filmati, il video principale e la webcam. Facciamo un clic su webcam, si apre una finestra e poi vedremo, non ci interessa più, ok, facciamo clic invece sul filmato del video principale. Adesso prendiamo la testina, la portiamo avanti, proprio la trasciniamo per esempio in questo punto, vogliamo inserire a questo punto una freccia. Quindi apriamo la funzione strumenti e poi sovraimpressione freccia. Tiriamo la freccia nella direzione che ci pare più appropriata, poi naturalmente qui possiamo impostare, ma questo lo sapete fare anche da soli. Quando abbiamo finito clicchiamo su ok dopo aver controllato che per esempio i secondi di posizionamento della freccia siano corretti. Possiamo chiaramente allungare o diminuire il tempo di persistenza di questa grafica sul filmato. C'è un'altra cosa che possiamo fare prima di chiudere ed è utilizzare questa icona che rappresenta due finestre in sovrapposizione. Perché? Perché qui noi possiamo copiare l'overlay, cioè la grafica che abbiamo appena inserito in sovrapposizione, per poi poterla
reincollare da qualche parte. Vediamo, spostiamo il cursore a questo punto della schermata, poi incolla overlay ed ecco che la freccia viene nuovamente collocata, ovviamente nella stessa posizione, però a questo punto possiamo anche spostarla. Collochiamo la testina in un altro punto e cerchiamo un'altra nostra vecchia conoscenza: strumenti, sovrapposizione, sfocatura. Appare il solito quadratino, ecco che qui abbiamo un volto che non vogliamo che venga mostrato perché chiaramente è molto riconoscibile, come avete visto, e così creiamo questa sfocatura. Lo strumento di sovraimpressione è molto ricco, vedete che possiamo inserire anche una forma, si può evidenziare, incollare ovviamente il testo nella forma di cutout, molto carino. Vediamo come funziona. Qui ovviamente all'interno possiamo cambiare la scritta, possiamo sistemare come ci pare, anche nelle dimensioni, oppure possiamo collocare il testo diversamente, creando un rettangolo e così via, molto semplice. Poi ci sono gli stili da sistemare e tutte le opzioni per il controllo di questo strumento, che qui vedete appare come al solito all'interno di una selezione che mostra anche nella parte di in e di out una dissolvenza che funziona in questo modo. Collochiamo qui la testina, vedete che il call out non è ancora visibile, e poi c'è un po' per volta la musica, ecco che sarà, si parla di scienze, mostrato per scienze. Poi sparire. Chiaramente questa è un'opzione che ci permette anche di allungare il tempo di persistenza o diminuirlo, il tempo di persistenza del call out sulla schermata. Sempre all'interno degli strumenti di sovraimpressione possiamo inserire un'immagine che lui ha memorizzato perché le abbiamo già utilizzate, oppure possiamo prenderla dai miei file e quindi caricarla direttamente. Proviamo a utilizzare questa immagine, la collochiamo dove vogliamo, la sistemiamo anche nella grandezza che preferiamo, e poi anche in questo caso notate che l'immagine viene automaticamente posta in dissolvenza. Se volessimo modificare queste impostazioni, allora entrata, cambiamo la tipologia, ma queste poi sono cose che voi sapete fare perfettamente. Sempre dagli strumenti adesso vediamo Inserisci che cosa ci consente di fare, delle caratteristiche straordinarie. Per esempio, nuova registrazione. Ci siamo accorti che quello che abbiamo registrato in questo punto deve essere un po' perfezionato, quindi pronti, partiamo con una nuova registrazione. Avete notato che si è iconizzato l'ambiente nel quale stavamo lavorando. Facciamo partire il tasto di registrazione ed ecco che possiamo mostrare questa bellissima isola con questo mare, è fantastico. Abbiamo chiuso, finiamo, abbiamo terminato la nostra registrazione, quindi pausa e poi fatto. E ci chiede dove volete inserire questa registrazione. Beh, la voglio inserire in questo punto. Ok, e la registrazione appare con questo rettangolo in sovraimpressione, occupa questo spazio. Vediamo. Ed ecco che possiamo mostrare questa bellissima isola. L'audio con questo viene posto in sovrapposizione, chiaramente. Terminato la nostra registrazione, quindi. Ed ecco che la parte sottostante originale è stata sostituita da questa nuova registrazione. Sempre in strumenti, Inserisci, troviamo un'altra funzione straordinaria che è pausa. Pausa
colloca proprio una pausa qui all'interno del filmato dove abbiamo collocato la testina. Ecco, la posizioniamo qui, poi premiamo ok ed ecco che ha creato una pausa di 9 secondi. E cosa possiamo fare all'interno di questa pausa? Beh, vedete, si è bloccato tutto, non va più avanti niente, è proprio un congelamento temporale. All'interno di questa pausa di 9 secondi possiamo inserire, udite udite, una ulteriore narrazione, quindi strumenti, narra. Selezioniamo tutta la pausa che abbiamo inserito, quindi avvia. Si prepara il microfono, vedete c'è un nuovo pannello di registrazione. Noi sappiamo che deve finire a questo punto e quindi a mano che la registrazione andrà avanti noi possiamo controllare di stare all'interno della pausa stabilita. Quindi attenzione, pronti, registrazione, via. Ecco che questo mappamondo è molto importante, più importante di questo animale per esempio. E voilà, mi sono fermato in tempo, insomma è stata una cosa molto rapida. Comunque sono riuscito a stare all'interno della pausa stabilita. Fatto. Registrazione, via. Ecco che questo mappamondo è molto importante, più importante di questo animale. Quindi vedete che siamo rimasti all'interno di questa pausa e si è sovrapposta la narrazione alla pausa via, che abbiamo ecco creato. Che questo voglio concludere l'opzione strumenti adesso con la possibilità di nascondere la webcam. Quindi strumenti, nascondi webcam. Prendiamo la testina che è diventata rossa, la trasciniamo per tutta la porzione di timeline nella quale non vogliamo che compaia la webcam, ok, e adesso in questa parte, vedete, la webcam sparisce e poi ricompare alla fine di questa selezione. Abbiamo fino adesso utilizzato la sezione strumenti per svolgere diverse operazioni. Vogliamo invece lavorare a livello di timeline per inserire dei punti di modifica che sono poi delle specie di keyframe che ci permettono per esempio di zoomare questo schermo per visualizzare alcuni dettagli. Come possiamo fare? Allora, selezioniamo prima di tutto il video sul quale vogliamo lavorare. In questo caso è la nostra schermata di fondo. Vedete che si apre la finestra per regolare il ridimensionamento, solo che se noi lo facciamo da qui, quindi senza inserire dei keyframe, dei punti di modifica, questa zoomata regolerà tutto la timeline dall'inizio alla fine. Invece noi non vogliamo questo, quindi reimpostiamo lo schermo, ci collochiamo a questo punto, ecco, quando la freccia inizia a parlare, a puntare in questo riquadro, che non si legge bene perché è piccolo, noi vogliamo realizzare una zoomata per un certo periodo di tempo. Che cosa facciamo? Notate che siccome abbiamo selezionato il video principale, qui il cursore appare come un tasto più e poi un cerchio. Facciamo clic. Stabiliamo quanti secondi deve durare la transizione, cioè il passaggio da uno stato all'altro. E quindi adesso sì, possiamo ridimensionare lo schermo. Quindi prima realizziamo l'ingrandimento come vogliamo, poi spostiamo questo riquadro qui proprio sul testo. Ecco che adesso diventa leggibile. Vediamo che cosa è successo. Collochiamo la testina prima di questo punto di modifica. Tinto. E qui vedete abbiamo una bella spiegazione. Ed ecco che questa selezione, questo rettangolino bianco, stabilisce il tempo della transizione. Però vedete che abbiamo modificato la natura, stato, la mobilità, ecco, una bella bicicletta, inizia. E qui tutto schermo, abbiamo poi una bella spiegazione. Il filmato inizia tutto schermo, poi si presenta questa nostra zoomata. Adesso noi dobbiamo fare la stessa operazione, cioè
Spostiamo il cursore un po' più avanti, quando finisce questa spiegazione, aggiungiamo di nuovo con il tasto più un'altra sezione di modifica, stabiliamo un tempo anche qua di 2 secondi, ecco 2 secondi per la transizione e riportiamo con reimposta le condizioni dello schermo a quelle originarie. E quindi ecco che cosa succederà. Qui si ingrandisce, resta per un certo periodo di tempo così ingrandito per poi ritornare alla posizione originale. Ok. Ed ecco l'ultima operazione che mi interessa mostrarvi, e cioè il taglio, la soppressione di alcuni punti della nostra registrazione. In questo caso dobbiamo tornare agli strumenti e scegliere l'operazione di taglio. Strumenti, taglio. Trasciniamo la barra per tutto il percorso che desideriamo tagliare, oppure anziché trascinare la barra, mandiamo il play. Le immagini, poi abbiamo la musica. Per capire fino a che punto arrivare, così ascoltiamo anche e premiamo il tasto freccia, quindi ripeto, o trasciniamo la barra oppure mandiamo il play in play la testina fino al punto desiderato, premendo poi il tasto freccia. In entrambi i casi viene mostrata di nuovo questa selezione che noi conosciamo molto bene e l'allunghiamo, ecco, fino a qui, così la vediamo proprio bene. Pronti, via, ok. Abbiamo tagliato il filmato e che cosa è successo? Che appare una sbarra tratteggiata rossa qui e appariranno anche altre sbarre in ogni punto di montaggio. Dicasi punto di montaggio il collegamento tra un taglio e l'altro, il punto di out del taglio del primo clip con il punto di in del clip seguente. Ora abbiamo finito tutte le operazioni principali che mi interessava farvi conoscere e quindi, pulsante fatto, ecco che possiamo salvare il filmato sul nostro computer oppure eseguire l'upload di Screencast-O-Matic che ci fornirà poi un link attraverso il quale i nostri utenti potranno vedere il filmato oppure caricarlo direttamente su YouTube o anche, perché no, eliminarlo. Concluse le operazioni di montaggio, possiamo tornare alle registrazioni, perché vi devo anche dire che possiamo lavorare con questa piattaforma di montaggio non solo attraverso le nostre registrazioni dirette, ma per esempio importando dei filmati che abbiamo realizzato con altre applicazioni, per esempio con Meet di Google che non fornisce tutte queste opportunità e quindi possiamo prendere quelle registrazioni e importandole con questo pulsante per lavorarci. Possiamo riprendere quello che abbiamo fatto in qualsiasi momento di nuovo per modificarlo, aggiustarlo o aggiungere delle parti. E questo è tutto. Buon lavoro e preparate delle ottime lezioni per i vostri apprendenti.